Siamo in Puglia, in provincia di Bari, e a Gravina in Puglia, nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia. La nostra escursione parte dal centro del paese in direzione del castello di Gravina in Puglia. Fu fatto costruire da Federico II di Svevia tra il 1223 e il 1231. L'imperatore lo utilizzava soprattutto per le sue battute di caccia che era solito svolgere, ma anche per le riunioni della curia. Siamo a circa 425 metri sul livello del mare ed ora facciamo un giro perimetrale del castello. Quello che rimane oggi sono soltanto la parte dei muri perimetrali e il basamento. Naturalmente da qui si può ammirare la città di Gravina in Puglia e l'Appennino Lucano e gran parte delle Murgie. Ed eccoci giunti al ponte acquedotto Madonna della Stella. Collega le due sponde del Burrone, permettendo così di raggiungere l'area archeologica e rupestre del Padre Eterno di Otromagno. La struttura del ponte è a 6 arcate, è alto 37 metri, lungo 90 e largo 5,5 metri, che collega le due sponde del torrente Gravina. Fu costruito nel 1600, però crollò nel terremoto del 1722 e quindi la famiglia Orsini lo fece ricostruire, trasformandolo in acquedotto. Ed ora in direzione Bosco Difesa Grande. Ha un'estensione di circa 1890 ettari e è uno dei più importanti complessi boschivi dell'intera Puglia. È situato a circa 6 km dal centro abitato di Gravina e fra il fiume Bradano e il torrente Gravina ad est e il torrente Pasentella ad ovest, entrambi affluenti del Bradano. È un dedalo di sterrati, stradine, sentieri, bellissimo. Naturalmente noi abbiamo fatto un giro panoramico e siamo andati a visitare anche la base nucleare che è stata installata tra il 1960 e il 1963, dove c'erano i missili Jupiter nucleari durante la guerra fredda fra America e Russia. Ed ecco quello che rimane della base missilistica, ce ne sono diversi dislocati intorno alla base ed ora si ritorna verso Gravina. E qui abbiamo panorami stupendi e una discesa meravigliosa, si raggiungono delle velocità veramente elevate, bellissime. E qui siamo in località Belmonte.
e di fronte a noi Serra Carvotta. E qui invece siamo in località San Domenico e sullo sfondo Serra Pendino. Stiamo attraversando il torrente Pentecchia di Chimenti. Ed ora risaliamo leggermente verso Serra Pendino. E qui siamo in località Pozzo dei Vermi e sullo sfondo Gravina in Puglia. E con queste ultime immagini termina il video.